Buonasera, benvenuti a Piccolo Teatro. Una serata molto importante, sono molto contenta, io sono Barbara Sorrentini, mi è stato chiesto di presentare questa serata. Una serata dedicata a Giovanni Pesce, a 10 anni dalla sua scomparsa. Tra poco vedremo anche delle immagini, dei suoni, uno spettacolo curato da Marco Pozzi e da Dario Leone. Però adesso diamo la parola agli interventi. Cominciamo da Mario Vanni, capo del gabinetto del sindaco, che ha insomma, un po' di cose da dire. Buonasera a tutti. A portare il saluto e le riflessioni dell'amministrazione della città sarà la vice sindaco molto più degnamente di me. A me è soltanto il compito di darvi il benvenuto e ringraziarvi davvero per aver accettato l'invito a questa serata, che abbiamo fortemente voluto, dedicata alla figura del grande Giovanni Pesce e alla sua incredibile storia di vita. Storia che molti di noi, e io personalmente, hanno avuto la fortuna di ricevere raccontata dalle parole, dagli sguardi, dai sorrisi, dai gesti del grande Giovanni. Saluto e ringrazio in primo luogo la famiglia di Giovanni e in particolare sua figlia Tiziana e tutte le autorità politiche, civili e religiose presenti in sala. Consentitemi di salutare in modo particolare l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia che è qua con noi. Particolarmente piacere. Come dicevo, è una serata che abbiamo fortemente voluto perché siamo davvero convinti che ricordare e tramandare grandi storie come quella di Giovanni significhi costruire il futuro. Noi pensiamo che nella pur caotica gestione delle vicende di ogni giorno, anche in un ufficio in realtà complesse come quella in cui ci troviamo ad operare, dobbiamo sempre avere chiare grandi storie e grandi riferimenti incarnate da uomini, da grandi uomini come Giovanni, che sono gli uomini che ci hanno portato fin qui. Siamo davvero convinti che senza memoria non esiste futuro e forti di questa convinzione abbiamo voluto rafforzare ulteriormente, fin dall'inizio del mandato, il già grande sforzo che il nostro comune ha affrontato e sta affrontando sui temi della memoria, con un palinsesto specifico a cui abbiamo dato il nome Milano è memoria, che in pochi mesi ha già portato, tra le altre cose, alla posa delle prime pietre d'inciampo in città e ad altre tappe, che poi il vice sindaco illustrerà dopo di me. Per il quale sento subito di dover ringraziare Luca Gibillini, che è stato animatore di questo palinsesto, per il grande lavoro svolto in questi mesi. A me spetta anche il doveroso compito di portare ringraziamenti sentiti fuori dalla ritualità a chi ha lavorato gratuitamente e con passione in questi mesi per dar vita a questa bella serata. Consentitemi di iniziare dalle mie collaboratrici più strette, che con me condividono il caos delle giornate, Rinunzia Loporchio e Margherita Cerri, che pur in mezzo al ritmo incalzante che caratterizza la vita di un ufficio come il nostro, sono riuscite a trovare tempo e energie perché questa serata potesse realizzarsi. Vorrei poi davvero ringraziare l'ANPI, con la quale il Comune di Milano sta facendo un grande percorso, e le due istituzioni milanesi che con noi e l'ANPI hanno collaborato per questa serata, il Piccolo Teatro, nella persona del suo direttore Sergio Escobar e Andrea Barbato, e tutti i tecnici di questo straordinario teatro milanese, che dopo le barbarie della guerra, che videro questo luogo di sevizie, di torture, di morte, è diventato luogo di cultura, di rinascita, di apertura, di conoscenza, una delle eccellenze della nostra città. Grazie alla Fondazione Milano, con il presidente Marilena Adamo e il direttore Monica Gattini e Susi Colamonico. Un pensiero doveroso all'AICVAS, l'Associazione dei Combattenti Volontari in Spagna. Ma un grazie davvero speciale lo dobbiamo rivolgere ai curatori di questo evento spettacolo, che come ora vedrete abbiamo voluto fuori e diverso dagli schemi classici della liturgia istituzionale, esattamente come sarebbe piaciuto a Giovanni. E sono Sergio Fiorini, Marco Pozzi, Dario Leone e Davide Montagna. Vorrei poi ringraziare... Vorrei poi ringraziare la Scuola Civica del Teatro Paolo Grassi e il suo direttore Gian Piero Solari,
Ma un ringraziamento particolare va agli attori che ora vedremo in scena: Giulia Bertasi, Emilia Scarpati Fanetti, Dario Leone, Diego Becce, Ivo Randaccio, Michele Bernardi. E un grazie anche ai tecnici, alle persone che in vario modo hanno collaborato nell'organizzazione di questo evento. Cito per tutti Dodo Gualzetti e Daniele Leonardi, senza dimenticarsi i costumisti, Enza Bianchini e Nunzia Lazzaro. Sperando di non esservi dimenticato nessuno, e in tal caso mi scuso fin d'ora, vi lascio ai saluti istituzionali con una riflessione che nel mio piccolo sento profondamente mia, di un altro dei nostri grandi padri. Antonio Gramsci scriveva dal carcere che ogni generazione trae dalla consapevolezza della grandezza di quella precedente la propria energia e insieme la sicurezza di poter andare anche oltre. Ebbene, io penso davvero che dell'umanità e del coraggio del grande Giovanni, della sua volontà e determinazione nel lottare senza tregua per gli ideali in cui ha creduto per tutta la vita, della sua abnegazione per la comunità a cui sentiva fortemente di appartenere, tutti noi abbiamo grande bisogno ancora oggi, nelle piccole e grandi sfide che la vita ci mette di fronte. Vi ringrazio davvero tutti e vi auguro una buona visione. Buonasera a tutti. Le mie parole tradiranno molta emozione, ma credo che sia giusto così. Questa è una di quelle serate in cui avevo l'onore di essere vice sindaco, assume ancora un senso maggiore rispetto ad altre. Porto il saluto della città a Tiziana Pesce, che parlerà dopo di me, a Roberto Cenati e a tutte le associazioni che oggi ci permettono di essere qui. Porto il saluto a tutti voi e a tutte voi, amici e amiche, a pochi giorni dal 25 aprile. Oggi ricordiamo insieme a tutta la città Giovanni Pesce, il comandante Bisone. Giovanni Pesce ci appartiene a tutti noi, a tutta Milano e a tutto il paese. Ci appartiene il suo coraggio, ci appartengono la sua speranza e la sua fiducia nel futuro. Ci appartiene il suo amore per la libertà e la sua determinazione nel conquistarla. E anche i milanesi che, come me, sono venuti molto dopo, sentono che la loro libertà viene da loro, da donne e uomini come Giovanni Pesce. Per questa ragione abbiamo voluto questa sera riunirci qui al Piccolo, per ricordare, ma soprattutto per riaffermare da che parte stiamo, dalla parte della libertà, dalla parte in cui per tutta una vita, un'intensissima vita di passione e di lotta, è stato Giovanni Pesce. Questa serata è una tappa ulteriore nel percorso cittadino della memoria. Milano è memoria. Un ottimo prologo al 25 aprile, questo 72esimo anniversario della liberazione. La festa di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza. Qui il Piccolo Teatro, che celebra quest'anno il 70esimo di fondazione, ospita quest'ulteriore giorno di festa. Questa coincidenza col 70esimo, lo sappiamo, è tutt'altro che casuale. Il palazzo di Via Rovello, sede della famigerata Brigata Muti, fu trasformato 2 anni dopo la liberazione in luogo di rinascita e di libertà dei fondatori del Piccolo Teatro. Siamo dunque qui con ANPI, con l'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, con il Teatro Piccolo e la Scuola Civica Paolo Grassi, eccellenze della nostra città che oggi ci aiutano a ricordare Giovanni Pesce con immagini, parole e suoni di una vita senza tregua. Lo spettacolo basato sulle memorie di Giovanni e sul documentario Senza Tregua, che abbiamo già ricordato con le parole di Mario, essere opera di Marco Pozzi e di Sergio Fiorini. Un grazie speciale a loro e all'impegno con cui lo hanno portato qui questa sera. Del comandante Bisone ricordiamo le gesta eroiche nella lotta partigiana, ma anche l'umanità e la profonda capacità di trasmettere sostegno e fiducia. Nori Pesce, al suo fianco per una vita, è stata la miglior testimone della personalità di Giovanni e oggi la figlia Tiziana è qui con noi a dare ancora una volta voce alla straordinaria storia di Giovanni, che è la nostra stessa storia di città e di comunità. Pesce è il simbolo della resistenza milanese, non solo per la portata delle sue azioni sul campo dalla guerra di Spagna all'esilio a Ventotene, dalla resistenza all'attività politica del dopoguerra, ma per il suo carisma e per la sua leadership morale e civile. Ha saputo guidare gli altri infondendo fiducia e senso di unità fra le fila partigiane e fra le diverse anime che costituivano la resistenza. La sua appartenenza politica, la fedeltà agli ideali e ai valori della sua militanza non gli impedirono di lottare fianco a fianco con tutta la resistenza milanese. Anzi, fu proprio questa sua coerenza
a marcarne l'autorevolezza e la credibilità. Era chiaro a tutti che Pesce era un uomo libero e combatteva per la libertà di tutti e di ciascuno. Oggi Milano e il nostro paese hanno bisogno di questi due capisaldi della resistenza, libertà e unità. Sulla resistenza e sui suoi valori non sono ammessi arretramenti, distinguo o divisioni, tantomeno riletture. La resistenza appartiene a tutti, la resistenza è ciò che oggi ci rende italiani e milanesi. Per questo gli italiani e i milanesi liberi e democratici sono ancora oggi più di ieri chiamati all'unità, a non dividersi su questioni contingenti, soprattutto in un tempo in cui sembrano avanzare spinte populiste di disgregazione dell'Europa e della coesione democratica. La resistenza, oggi, siamo noi. Siamo tutti coloro che difendono con la testimonianza civile i valori della Costituzione, non in astratto, ma nelle scelte di ogni giorno, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nell'educazione dei nostri figli, così come nelle scelte di chi amministra la cosa pubblica, come noi. Ecco perché abbiamo scelto di rimettere al centro la memoria, perché l'amministrazione prosegue questo impegno nel rimettere al centro la memoria. Lo ha fatto con il sindaco Giuliano Pisapia, che già Mario ha ringraziato, riportando nel dibattito politico e pubblico la resistenza, attivando luoghi di memoria e di testimonianza, come il Memoriale della Shoah e la Casa della Memoria. Lo ribadisce ancora con forza oggi il sindaco Sala. Milano e memoria è un percorso che sta valorizzando decine di luoghi, fatti spesso dimenticati non solo in centro, ma in tutti i quartieri di Milano, facendo anche della memoria uno strumento per cucire gli strappi sociali fra centro e periferie. Un esempio su tutti le già citate pietre d'inciampo e il grande impegno che anche in questi giorni i municipi stanno mettendo al servizio della città. Un percorso fatto anche però di vigilanza, a partire dalla nostra richiesta, forte e chiara, perché non abbia luogo la manifestazione revisionista al campo 10 di Busocco. Una richiesta che oggi ribadiamo con forza, rispetto per tutti i defunti, ma rispetto per la verità storica. Il 25 aprile non si tocca, non perché appartiene a qualcuno, ma perché è la festa degli italiani, di tutti noi italiani democratici. A Milano manifesteremo per la libertà, quella della Costituzione, insieme ai nostri partigiani e insieme a Giovanni Pesce. Una tappa fondamentale di questo percorso sarà la dedica di un luogo della città a Giovanni Pesce. Ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo deciso che sarà lo spazio adiacente alla stele commemorativa dei 15 martiri di Piazzale Loreto. Fra le diverse alternative, offerte anche dai municipi della città, a testimonianza di una volontà diffusa di commemorare il comandante, per la quale li ringraziamo, abbiamo però deciso di scegliere il luogo simbolico, più denso di storie e di memoria, in grado di parlare a tutti anche oltre Milano. Leghiamo il nome di Pesce a uno dei luoghi simbolo della resistenza, per la nostra città e per il nostro paese, nella nostra storia e con la storia di un intero popolo. La presenza di Giovanni nella geografia della città dice chi siamo e chi vogliamo essere ed è un impegno che sappiamo non si può esaurire con una targa, ma ci chiede di andare avanti con l'impegno alla memoria nei confronti dei giovani. Voglio citare proprio le parole di Pesce, rilasciate durante un'intervista nel 2004. Parole dedicate ai giovani, al coraggio e alla fiducia nella possibilità di cambiare il mondo che noi abbiamo il dovere di trasmettere a loro. E adesso spero di non emozionarmi troppo nel leggerle. Io ho sempre detto che chi lotta ha sempre ragione, può anche sbagliare, ma la lotta renta sempre scuola, morale, politica, di vita. Guarda, voglio raccontarti una cosa. Io ricordo che in Spagna a un certo momento si capì che non c'era alcuna possibilità di vittoria, ma Luigi Longo disse: «Compagni, tenete conto che bisogna continuare a lottare fino alla fine, perché la lotta è scuola e insegnamento». Se non servirà oggi, sarà utile domani. E infatti quell'esperienza, nonostante la sconfitta in Spagna, ci servì poi nella guerra di liberazione italiana. Per questo difendo anche i ragazzi che lottano oggi. A volte potranno anche sbagliare, ma è giusto che proseguano nelle loro battaglie civili. In queste parole c'è Giovanni Pesce, c'è Milano, ci siamo tutti noi.
Anna Scavuzzo, grazie alle sue parole e grazie nel ribadire che Milano è sempre città medaglia d'oro della Resistenza, ma città medaglia d'oro della Resistenza lo è stata anche nei momenti più bui. La piazza del 25 aprile, Piazza Duomo, il corteo, grazie all'ANPI è riuscita sempre a mantenere questo spirito. Per questo invito Roberto Cenati, presidente dell'ANPI di Milano e Provincia, a intervenire. Grazie. E porto un saluto a tutti voi, alle autorità civili e militari che sono qui presenti, e ho colto con grande soddisfazione la proposta del Comune di Milano, che ha accolto il progetto, la proposta che da tanto tempo l'ANPI sta facendo, di dedicare un giardino a Giovanni Pesce, medaglia d'oro della Resistenza. E questo è veramente un tributo significativo a chi ha lottato per la libertà di tutti noi. Sono trascorsi 10 anni da quando Giovanni Pesce ci ha lasciato il 27 luglio del 2007, ma la sua figura, il suo ricordo sono profondamente vivi nella memoria di tutti noi. La sua è stata una vita senza tregua, caratterizzata da un grande impegno e da una profonda passione politica. La sua coscienza politica prese corpo fra il peso dell'emigrazione in Francia, il lavoro, la fatica, la miseria, la miniera. Al momento stesso del colpo di Stato di Franco e dei generali fascisti, il 18 luglio del 1936, Pesce decide di andare in Spagna. Giovanni era allora giovanissimo, aveva solo 18 anni, ed era felicissimo della scelta che lo avrebbe portato nelle brigate internazionali, allora il suo sogno. Ferito 3 volte sul fronte di Saragozza nella battaglia di Brunete al passaggio dell'Ebro, portò sempre nel corpo le schegge della ferita più grave che gli provocava forti dolori, ma che gli ricordava quel periodo della sua vita che gli è rimasto sempre nel cuore. La Spagna fu sempre nel cuore di Giovanni. Quest'anno ricorre l'81esimo anniversario della guerra civile spagnola, dell'inizio della guerra civile spagnola, e l'80esimo anniversario della vittoriosa battaglia di Guadalajara, che costituì per l'antifascismo italiano la prima sconfitta significativa del fascismo. È il caso di dire che se il fascismo in Spagna vinse la battaglia iniziale della Seconda Guerra Mondiale, in Spagna l'antifascismo creò i quadri e le premesse per la vittoria finale del 25 aprile, e combatterono in Spagna figure importanti e significative come Francesco Scotti, Giuseppe Alberganti, Pietro Nenni, Carlo Rosselli, Luigi Longo, Giuseppe Di Vittorio, Ilio Barontini, Leo Vagliani, Alessandro Vaia, Egisto Rubini, Teresa Noce e tanti altri uomini e tante donne. Ricordiamo anche il ruolo delle donne, non solo della guerra di Spagna, ma della Resistenza italiana. Donne che, prive del diritto di voto, se lo conquistarono grazie alla lotta di liberazione. Rientrato in Italia nel 1940, Giovanni Pesce viene arrestato e inviato al confine di Ventotene, dove incontra persone importanti che curano la sua crescita culturale, come Umberto Terracini, 44enne avvocato, anch'egli al confino, dopo aver scontato 11 anni di reclusione a partire dal 1926, e Camilla Ravera, 50enne, insegnante del gruppo dell'Ordine Nuovo di Antonio Gramsci. Furono loro i primi, i più vicini alla sua crescita culturale. E fu proprio Umberto Terracini in Piazza Duomo, a Milano, il 25 aprile del 47, ad appuntare sul petto di Giovanni la medaglia d'oro al valor militare, conquistate con un'audace e rischiosa impresa a Torino. Nel settembre del 43 Giovanni Pesce è tra gli organizzatori dei GAP a Torino. Dal giugno del 44 assunse a Milano, dopo l'arresto e la morte di Egisto Rubini a San Vittore, il comando della terza GAP. Con il suo arrivo a Milano e il risveglio dell'attività gappista, si scatena una lotta senza quartiere ai nazifascisti, attraverso attentati, colpi di mano, sabotaggi, esecuzioni di spie.
Dopo essere stato inviato a organizzare la lotta clandestina nella Valle Olona, Giovanni Pesce torna a Milano e rimane alla guida dei gappisti dal dicembre del 1944 sino alla liberazione. I gappisti, osserva Pesce, non furono mai molti. Alcuni erano giovanissimi, altri avevano dentro di sé l'esperienza della guerra di Spagna e la severa disciplina della cooperazione, del carcere fascista e del confino. Tutti nel momento difficile dell'azione, nelle giornate drammatiche della reazione più violenta, quando la vita era sospesa a un filo, seppero trovare la forza di non fermarsi. Soprattutto i gappisti, continua Pesce, furono uomini che amavano la vita, credevano profondamente nella libertà, aspiravano a un avvenire di pace, perché la resistenza italiana e europea sono state, non dimentichiamolo, una guerra alla guerra per costruire un mondo di pace, mondo che ancora oggi dobbiamo raggiungere, perché le guerre e le tensioni internazionali sono forti e consistenti. E Giovanni Pesce disse in un bellissimo passaggio di Senza Tregua: noi resistenti abbiamo scelto di vivere liberi, i fascisti di uccidere, di opprimere, costringendoci a nostra volta ad accettare la guerra, a sparare e ad uccidere. Nell'anniversario della presa della Bastiglia, il 14 luglio del 1945, Onorina Brambilla sposa il suo comandante, che si disse immediatamente folgorato da Sandra, che era il nome di battaglia di Onorina, quando la conobbe in clandestinità. Si conclude così una storia d'amore nata nel pieno della lotta gappista, storia di amore che fu interrotta dall'arresto di Nori, dalle torture che subì e dalla sua traduzione nel lager di Bolzano. Ma nelle radiose giornate della liberazione Nori scrisse, e questo credo che sia un messaggio significativo: Milano era ferita dalla guerra, dai bombardamenti, dalla fame. Non possedevamo nulla, ma avevamo tanta gioia e speranza. Eravamo liberi e felici. E questa molla che spinse tanti milanesi fu fondamentale per la ricostruzione della nostra città, che riprese subito vita e vigore. E il piccolo teatro che Grassi e Strehler dedicarono alla cultura milanese è una di queste creature dello slancio dei milanesi dopo la liberazione. Giovanni Pesce fu consigliere comunale del PC a Milano per oltre 10 anni, a partire dal 1953, membro di Rifondazione Comunista, presidente per lunghi anni dell'AICVAS, presidente dell'AMPI provinciale di Milano nel febbraio del 1946, esponente autorevole del Comitato Nazionale dell'AMPI sin dalla sua costituzione. In un suo intervento pronunciato in Consiglio Comunale il 25 luglio del 1963, Pesce affermò: certamente l'Italia avrebbe camminato molto di più e molto più speditamente se i valori della resistenza avessero potuto entrare, come era necessario, nel tessuto connettivo della nazione, nelle famiglie, nelle scuole, nelle istituzioni dello Stato. Purtroppo dobbiamo ripetere che ciò non è avvenuto che in misura molto limitata. Oggi infatti, eravamo nel 1963, ma il discorso è attuale, la resistenza non è ancora riuscita a entrare diffusamente nelle scuole, nelle aule dove si amministra la giustizia e in tutte le istituzioni dove avrebbe sicuramente portato una ventata di radicale rinnovamento. E i rigurgiti, il rifiorire dei rigurgiti neofascisti e neonazisti, che anche a Milano, città medaglia d'oro della resistenza, sono un riflesso di questa mancanza di intromissione dei valori della appropriazione dei valori della resistenza nelle istituzioni e in tutti noi. Noi non possiamo limitarci a ricordare come un fatto distaccato e lontano, conclude Pesce, l'inizio della lotta di liberazione. Noi dobbiamo invece insistere sulla necessità di divulgare lo spirito,
e i valori della Resistenza, perché la Repubblica dalla Resistenza è nata. Giovanni poi ebbe, io ho avuto la fortuna di conoscere, uno straordinario rapporto con i giovani, perché con i giovani Giovanni rinasceva, perché, come amava ripetere, si sentiva anche lui giovane dentro, giovane di spirito. Tino Casali, allora presidente dell'ANPI provinciale di Milano, in una affollata assemblea svoltasi il 18 settembre 2007, poco dopo la scomparsa di Giovanni Pesce, nella sede storica dell'ANPI di via Mascagni, così lo ricordava: sei stato un uomo di parte, fiero di esserlo, come di parte sono gli uomini costretti a scegliere e quindi a prendere posizione in un momento cruciale per la storia nazionale, scelta che fu per la libertà, scelta che facesti per tutti, scelta che diviene chiara e pienamente compresa attraverso i tuoi scritti. La tua vita, conclude Casali, ha espresso una chiara eticità che contraddistingue gli uomini onesti, leali e intransigenti, moneta rara in tempi così difficili e confusi. E Giovanni Pesce, alla domanda postagli su cosa direbbe un giovane diciottenne, età che egli aveva quando combatté in Spagna, così risponde: gli direi quello che hanno detto me allora, di avere fiducia e di coltivare la speranza. La speranza è il motore che ti fa andare avanti. E questo è il forte messaggio che Giovanni ci lascia. Non dobbiamo anche noi, in questi tempi difficili, perdere la speranza, ma lottare senza tregua per una società più libera e più giusta, come ci hanno insegnato i combattenti per la libertà, come quella prefigurata dalla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, Costituzione della quale quest'anno ricorre il 70° anniversario della sua approvazione, e il 25 aprile sarà caratterizzato per questa profonda connotazione con il legame alla Costituzione repubblicana. Grazie. Grazie Roberto Cenati. Il rapporto con i giovani, l'importanza che la memoria non venga tralasciata, che la memoria vada avanti. Per questo vi chiedo un applauso per Tiziana Pesce, figlia di Aurora Brantilla e Giovanni Pesce. E saluto in sala il figlio di Tiziana, nipote di Giovanni, e il pronipote Mattia Giovanni, che porta il nome e che a lui sarà affidato il futuro di questa memoria. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Un ringraziamento a chi ha allestito questo spettacolo, che sicuramente sarà bellissimo, ai ragazzi del Grassi, a Mario Pozzi, a Sergio Fiorini e a tutti quelli che hanno contribuito a questa serata. Non ricordo tutti i nomi, e naturalmente al Comune di Milano e all'ANPI. E vorrei iniziare questo ricordo con una frase di mio padre, che nella sua semplicità contiene già tanti elementi della sua vita. La bicicletta era come l'aria che respiravo. Compagna fedele nelle azioni gappiste, sempre pronta all'uso, anche lei partecipe alla guerra di liberazione. Quindi una necessità per i gappisti e per le staffette, che potevano contare solo sulle due ruote e sulla forza delle loro gambe, che pedalavano senza tregua. Senza tregua sono decisamente due parole che ben descrivono la vita di mio padre, un'esistenza sempre attiva che è stata segnata e ha segnato il XX secolo, ricca di eventi, di sentimenti, ma incredibilmente travagliata, dalla guerra di Spagna fino alla lotta di liberazione, passando per il carcere e poi il confino di Ventotene. Mio padre ha sempre sostenuto che la guerra di Spagna è stato il momento più alto della sua vita, una storia altissima che gli fece comprendere in concreto il senso di umanità e comunanza. Per lui è stata l'ultima grande epopea del secolo breve. E non è tanto difficile capirne il motivo. La Spagna ha rappresentato il primo momento di contatto con la guerra, il combattere in prima persona un'esperienza tremendamente forte in cui anche la morte diviene una presenza drammaticamente vicina.
Oltretutto aveva solo 18 anni quando si affacciò a quell'esperienza che permeò fino in fondo la sua visione della vita e incise nella sua crescita. Uomini di ogni nazionalità che erano pronti a sacrificare la propria vita per garantire la libertà e la dignità di un paese straniero, convinti che certi ideali non hanno confini. Anche fisicamente ne rimase segnato. Infatti quelle schegge che restarono conficcate nel suo corpo per tutta la vita indubbiamente sono state quotidiano rammentatore dei giorni passati. Il concentramento confinario, non proprio una villeggiatura come qualcuno recentemente ha scritto su un giornale, anzi su Il Giornale, divenne quindi una vera e propria scuola politica, la sua università, come più volte affermato, perché si trovò a contatto con grandi personalità dell'antifascismo, come Terracini, Di Vittorio, Pertini, la Camilla Ravera, che già sono stati citati, Secchia. Tra l'altro, gli insulsi di ventotene, quel tal Marcello Guida, che fu anche questore a Milano durante la strage di Piazza Fontana e quando Pinelli venne, tra virgolette, suicidato, quindi questi metodi rendevano più facile lo scambio di notizie e opinioni. Infatti, se dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno i confinati potevano passeggiare discutendo in coppia, perché in tre era considerata adunanza sediziosa, poi potevano cambiare il compagno e grazie al passaparola tenersi informati. Questi sono i punti di partenza da cui mosse mio padre. Quando l'8 settembre 43 iniziò la resistenza, mio padre aveva a sua disposizione pistole, esplosivo, bombe, ma furono anche altre le armi necessarie per la lotta, come lui stesso diceva. Furono fondamentali l'intelligenza, il coraggio, il senso di responsabilità. Uno degli aspetti che viene considerato poco della lotta campista è il forzato isolamento a cui erano costretti i partigiani. Un sentimento che nasce da un senso di solitudine che alimentava la paura dello scontro. Visione ha paura, molta paura, timore di trovarsi faccia a faccia con il nemico, solo o con pochissimi compagni accanto, nell'azione come nell'attesa. Una sensazione strisciante che si insinua gradatamente nella mente e nel cuore, ma che è necessario dominare per non perdere il controllo. Inoltre era obbligatorio essere in grado di gestire la preoccupazione per gli affetti, come accadde a mio padre quando Sandra, la sua staffetta, che poi divenne sua moglie, venne arrestata in un agguato preparato per lui. La paura per la sorte di mia madre era legata alla paura per la sorte di tutta la brigata GAP, che in quel momento necessariamente veniva per prima. Tutte emozioni queste che obbligavano mio padre, come altri gappisti, ad una lotta su due fronti, uno quello della guerra al nazifascismo e l'altro quello dello scontro con le proprie intime paure. La febbre dell'azione, l'impulso di essere sempre vigile per reagire al nemico, era radicata in lui e si intuiva in alcuni suoi atteggiamenti, nati durante i 9 anni di lotta e mai abbandonati. Per esempio, quando si trovava nei locali pubblici, mio padre sedeva sempre con le spalle al muro, stando rivolto verso l'ingresso per poter tenere sotto controllo la situazione. La fine della guerra non significò certo la fine dell'agire politico di mio padre, che venne subito eletto presidente dell'ANPI provinciale di Milano e in seguito all'attentato a Togliatti fu nominato responsabile della commissione di vigilanza di Botteghe Oscure e fra l'altro fu proprio Togliatti a proporgli di scrivere le proprie memorie. Nel suo muoversi negli anni di ricostruzione del paese divenne consigliere comunale per il Partito Comunista a Milano, membro della commissione dell'edilizia popolare della periferia fino agli albori degli anni di piombo. E non tutti sanno che negli anni 70 fu membro del consiglio d'amministrazione della Macedonia Melloni e come era sua abitudine mio padre si mescolò da subito con i dipendenti, medici, ostetriche, infermieri, per conoscere da vicino il loro lavoro e le loro esigenze ed essere utile per migliorare l'ambiente lavorativo, scoprendo così una realtà ben diversa da quella vissuta negli ospedali spagnoli durante la guerra. Mentre l'Ilaria era impregnata di dolore e morte, alla Macedonia Melloni si respiravano gioia e vita.
Quando rientrava a casa e ci raccontava delle nuove conoscenze che aveva fatto, tra cui padri ansiosi in sala d'attesa o neomamme che facevano le loro prime passeggiate nei corridoi con i loro bambini, ne tornava a casa veramente felice perché si sentiva coinvolto ed emozionato. Amava lavorare in quella che lui definiva fabbrica di vita. Nel 1984 fu fra i 13 fondatori del Centro Culturale Concetto Marchesi, un luogo che voleva essere aperto a tutti i cittadini, alle organizzazioni, per favorire l'incontro delle forze di sinistra e analizzare la società valorizzando al massimo il metodo di analisi marxista. Il centro ancora oggi è presente nella realtà milanese con iniziative, incontri, mostre, e all'interno è visibile un bellissimo murale di Atomo Tinelli in cui viene raffigurato mio padre. Dopo la svolta della Bolognina, mio padre partecipa alla fondazione del Partito della Rifondazione Comunista, a cui aderirà fino alla scomparsa nel 2007. Mio padre amava Milano, si sentiva milanese e adorava girare per le sue strade, i suoi quartieri, i suoi palazzi e i punti di ritrovo, dove ha avuto occasione di incontrare e confrontarsi con persone come Alfonso Gatto, come Salvatore Quasimodo, Elio Vittorini, il maestro Abbado, figure del mondo intellettuale e artistico che hanno dato lustro alla nostra città. Camminare per Milano a noi sembra una cosa banale, ma per lui era un'altra dimensione della libertà. Poter vagare senza una meta precisa, raccogliendo le sue idee, i ricordi e rivedendo i suoi progetti, senza più la sensazione di essere bloccato. Gli piaceva soprattutto camminare di notte, scoprendo aspetti celati dalla luce del giorno. Sosteneva che fosse la libertà assoluta. Ricordo il suo gran senso di accoglienza, la sua disponibilità verso chiunque volesse confrontarsi con le sue idee. Un'accoglienza che era il suo modo di essere. Apriva le porte della nostra casa sempre con un sorriso, con la predisposizione all'ascolto, la voglia di capire nuove realtà, soprattutto quelle giovanili. E infatti mio padre fu molto legato al movimento studentesco. Ancora negli ultimi anni era attivo nell'insegnare e nel raccontare alle nuove generazioni i valori della resistenza. Davvero allora esiste un dovere morale, politico e storico di raccontare attraverso la conoscenza degli eventi, di ricordare sempre chi furono e cosa fecero uomini come mio padre, come Dante di Nanni, come i Sette Fratelli Cervi, come Nenni, Pertini, Calamandrei, solo per citarne alcuni, affinché le nuove generazioni sappiano ciò che è stato, perché non si ripeta, nella speranza che, con la scomparsa di coloro che hanno combattuto per la libertà del paese, ci sia qualcuno disposto a raccogliere il testimone. E allora, caro papà, caro Visone, io sono qui anche per questo. Tra poco sarà il 25 aprile, la tua festa, e al canto di Bella Ciao, Fischia il Vento, ci saremo per un abbraccio che Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, saprà dare a te e a tutti coloro che hanno combattuto per la libertà e per la pace. E ci dispiace e ti dispiacerebbe e saresti arrabbiato che ancora una volta i fascisti abbiano il permesso di sfilare in quel cimitero dove riposano i tuoi compagni. Come hai sempre affermato, non credo si possa parlare di riconciliazione, perché non ci troviamo di fronte a due scelte in cui si possa trovare una via di mediazione. Ognuno in quei giorni prese la propria strada. Noi la nostra l'abbiamo scelta, con sicurezza, e ne andiamo fieri. Gli altri scelsero non solo di combattere contro di noi, ma di cercare di assoggettare l'Italia all'occupante straniero. E non ci si può riconciliare con chi ha tradito il paese. Questa è la realtà. Tutti quelli che se ne vanno ti lasciano addosso un po' di sé. E questo è il segreto della memoria. Se così, allora mi sento più sicura, perché so che non sarò mai sola. Grazie.